Gentili signore e signori, abbiamo appena condotto negoziati approfonditi e utili con il ministro degli affari esteri e degli affari degli espatriati della Repubblica dello Yemen, Shaya Massed Azindani. Esaminato quasi tutti i punti cruciali e le nuove indicazioni, Zia, presenti che future vie di sviluppo per le tradizionali relazioni amichevoli tra Russia e Yemen. Alla base di queste relazioni, abbiamo ribadito oggi, ci sono i principi di pari opportunità e rispetto reciproco, ricerca di un equilibrio di interessi. 95 anni. Relazione tra la Russia e la Repubblica di Yemen, una relazione diplomatica, lo avevamo segnalato lo scorso novembre. Allora è stato firmato un trattato di amicizia tra i nostri paesi e grazie a quei principi che erano stati stabiliti in quel documento fondamentale. E nonostante le numerose difficoltà che i nostri paesi stanno affrontando ora, riusciamo a sviluppare una cooperazione multilaterale e versatile, che tutto sommato progredisce con successo in tutti i settori. Abbiamo notato buoni ritmi nel commercio reciproco. Dai risultati della visita che sono stati raggiunti a febbraio di quest'anno a Mosca, i presidenti del Consiglio dei Ministri della Repubblica dello Yemen, Ahmed Ben Mubarak, si sono tenuti ulteriori passi, sono state adottate ulteriori misure che hanno permesso di rafforzare la tendenza positiva e progressiva della crescita del fatturato e della crescita del commercio reciproco. Lo scorso anno il fatturato è aumentato praticamente del doppio e lo stesso ritmo viene mantenuto anche nel primo semestre di quest'anno. Questo manifesta chiaramente l'interesse delle comunità imprenditoriali dei due paesi ad aumentare i legami commerciali e di investimento, compreso nel contesto della stabilizzazione socio-economica osservata nella Repubblica dello Yemen. Abbiamo concordato di riprendere il lavoro della Commissione intergovernativa bilaterale per la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica. Per la seconda metà di settembre è previsto un incontro a Mosca. E contiamo che entro la fine dell'anno si terrà una sessione plenaria completa di questo importante organo intergovernativo. Abbiamo parlato anche del mantenimento dei contatti tra i nostri ministeri della difesa. Hanno una lunga e buona storia. E la maggior parte degli ufficiali che ora servono nelle forze armate, in altre strutture di potere della Repubblica di Yemen, hanno ricevuto l'istruzione o nell'Unione Sovietica o in Russia. Interesse che gli yemeniti dimostrano per l'addestramento nostro ha deciso di aumentare il numero di borse di studio assegnate ogni anno. Ora sono 140. Dal prossimo anno 30 borse di studio aggiuntive saranno assegnate dal prossimo anno accademico. Nei prossimi anni continueremo questo processo. L'aumento del numero di borse di studio assegnate ai nostri amici. Abbiamo anche parlato naturalmente della situazione politico-militare nella Repubblica dello Yemen e dintorni. Il sanguinoso conflitto continua da quasi 10 anni. Lo Yemen è diviso e oggi abbiamo fermamente confermato la nostra linea a sostegno di tutti gli sforzi volti alla riconciliazione nazionale. Avevamo grandi speranze nel mezzo a un tempo che non conosciamo, non solo in Arabia Saudita, ma anche nel Sultanato dell'Oman. Ma con enorme dispiacere, questi sforzi sono stati interrotti da una serie di eventi iniziati dopo il 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato i cittadini di Israele.
E quando tutti noi, condannando questo attacco terroristico, allo stesso tempo abbiamo categoricamente rifiutato di riconoscere come legittima la reazione che ne è seguita. La reazione è stata equivalente a una punizione collettiva del popolo palestinese, indipendentemente dal sesso, dall'età. Questo è stato naturalmente una grave violazione, proprio come qualsiasi atto terroristico, una punizione collettiva, e lì una violazione del diritto internazionale umanitario. Le reazioni che stiamo ancora osservando nella striscia di Gaza e che stanno suscitando enorme indignazione in tutto il mondo, ha innescato reazioni da parte di numerosi gruppi, tra cui Hamas, Hezbollah, vari gruppi in Iraq, incluso Ansar Allah, che domina Sana'a e gran parte dello Yemen, ha annunciato che in risposta alle azioni di Israele nel Mar Rosso e nello stretto di Al-Ada, verrà stabilito un regime speciale volto a vietare il passaggio delle navi con carichi per Israele. Siamo convinti che tali azioni creano gravi minacce alla sicurezza della navigazione marittima. Sosteniamo che si debba garantire tale sicurezza, ma allo stesso tempo non possiamo essere d'accordo con le azioni degli Stati Uniti e del Regno Unito che, alterato grossolanamente la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza e non preoccupandosi affatto della sicurezza della navigazione marittima, semplicemente hanno diversificato un'azione di forza contro Yemen, infliggendo attacchi missilistico-bombardamenti sul territorio yemenita, aggravando ulteriormente la situazione. Perciò siamo per il ritorno al tavolo dei negoziati. Accoglieremo con favore la ripresa degli sforzi di mediazione da parte dell'Arabia Saudita, del Sultanato dell'Oman, degli Emirati Arabi Uniti e naturalmente dell'inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il signor Grundberg, sforzi mirati a per riportare la situazione in un contesto politico-diplomatico. E l'ho già menzionato. La crisi nella striscia di Gaza, nei territori palestinesi. Abbiamo una posizione assolutamente unitaria qui. È necessario porre immediatamente fine alla violenza, raddoppiare, triplicare, decuplicare immediatamente l'attenzione alla soluzione delle urgenti questioni umanitarie e, nel fare ciò, risolvendo gli affari correnti per ripristinare una vita normale, non dimenticare in alcun modo le profonde radici di ciò che sta accadendo nel mondo, nella regione, tenendo presente l'irrisolto, irrisoltezza del problema della creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967 che coesista in un mondo sicuro con Israele, come richiesto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dall'Assemblea Generale. Noi, in conclusione, voglio porgere il mio ringraziamento a Emina per la comprensione di ciò che sta accadendo. In Ucraina, per la posizione ponderata ed equilibrata su questa questione. E a nostra volta siamo fedeli al nostro approccio, che è ben noto e immutabile. Conferma il Presidente della Federazione Russa che consiste nella necessità di ristabilire la giustizia, di garantire quei diritti che sono sanciti nella Carta dell'ONU per tutti, senza eccezione, per gli abitanti di questi territori, indipendentemente dalla razza, dal sesso, lingua e religione. Questa fu la radice di tutti i problemi, quando la giunta, salita al potere con il diretto supporto degli anglosassoni nel febbraio 2014, dichiarò una vera e propria guerra contro la lingua russa e tutto ciò che è russo. Se qualcuno non capisce, come reagisce il popolo russo? Come reagiscono i cristiani ortodossi che pratica questa religione nelle chiese canoniche?
allora probabilmente sarà difficile capire cosa sta succedendo, sarà difficile evitare la tentazione di ripetere costantemente la stessa cosa, che esista la sovranità e l'integrità territoriale e nient'altro. Ma nello Statuto delle Nazioni Unite ci sono molti altri obblighi che sono stati calpestati dal regime di Kiev e dai suoi padroni. Ne ho menzionato uno, i diritti umani. C'è anche l'obbligo di rispettare il diritto delle nazioni, il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Beh, in ogni caso abbiamo avuto una conversazione molto utile. Abbiamo concordato di continuare a coordinare le nostre azioni nell'Organizzazione delle Nazioni Unite e lo faremo. Sono grato al signor Ministro per la sua visita e gli cedo la parola. Molte grazie, signor Ministro. Presumo che siamo riusciti a discutere diversi problemi. Ha toccato tutti i punti. Posso aggiungere solo poche cose. In primo luogo, le relazioni della Russia con lo Yemen sono relazioni storiche. Queste sono relazioni radicate. Le abbiamo fondate nel 1928. Lo Yemen è stato uno dei primi paesi a stabilire relazioni diplomatiche con l'URSS in quel periodo. Siamo legati alla Russia. Relazioni speciali, relazioni eccellenti a tutti i livelli. Questo era nel passato. La Russia ha avuto un enorme ruolo nel sostenere il popolo yemenita in varie fasi della sua storia. Apprezziamo molto anche la posizione della Russia nel Consiglio di sicurezza a sostegno del governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, e sostegno ai tentativi di risoluzione pacifica dell'attuale conflitto militare in Yemen, del conflitto degli Houthi con le autorità riconosciute a livello internazionale. Ovviamente abbiamo anche discusso a fondo la situazione nelle relazioni con la Federazione Russa in vari settori. Abbiamo concordato di intraprendere una serie di passi per attivarli in vari ambiti, come nel settore energetico e in altri settori. Siamo interessati a che la Russia sia presente in Yemen e contribuisca allo sviluppo delle relazioni in vari ambiti, soprattutto considerando le grandi potenzialità della Russia in vari settori. Naturalmente, questo riguarda i settori dello sviluppo, i settori dello sviluppo delle infrastrutture, il settore sociale, il settore umanitario. Certo, in Yemen nel suo complesso, il governo da quasi 10 anni sta facendo ogni sforzo possibile per raggiungere una soluzione pacifica, una soluzione politica al conflitto. Riteniamo che il raggiungimento della pace e della stabilità in Yemen sia il nostro obiettivo principale come governo dello Yemen. Il popolo yemenita paga il prezzo del conflitto in corso e non c'è alcuna spiegazione morale o nazionale per questo. Abbiamo anche discusso di una serie di questioni legate al coordinamento sulle piattaforme internazionali nel contesto del coordinamento dei nostri problemi regionali. La Russia ha un ruolo grande e importante, incluso sulla questione della stabilizzazione della situazione in Yemen. Naturalmente abbiamo toccato anche la situazione riguardante la roadmap per la risoluzione che è stata raggiunta grazie agli sforzi di Arabia Saudita e del Sultano di Oman. Tuttavia stiamo affrontando alcuni problemi riguardanti l'attuazione di questa roadmap per quanto riguarda la componente umanitaria dell'accordo e per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda l'escalation nel Mar Rosso da parte degli Houthi, vorrei sottolineare che il popolo yemenita indubbiamente sostiene i palestinesi. La questione palestinese per noi occupa un posto centrale. Siamo molto preoccupati per quello che sta succedendo lì.
Apprezziamo molto la ferma posizione della Russia a sostegno dei palestinesi. Tuttavia, l'escalation della situazione ha un impatto negativo su tutta la regione, compresa la situazione in Yemen, e quelle misure che stanno prendendo gli Houthi portano a un'ulteriore escalation, ostacolano la navigazione internazionale. In realtà noi pensiamo al governo che tali... Pertanto è particolarmente difficile aiutare i palestinesi, residenti del settore di Gaza. Sosteniamo stabilità e pace nella regione e nel settore di Gaza. Siamo per una giusta soluzione del problema palestinese e la cessazione dell'aggressione israeliana. Grazie a voi, signor Ministro, per l'invito. Vorrei cogliere questa opportunità, credo sia una splendida occasione per rafforzare i rapporti tra due paesi amici. Grazie mille. Procediamo con una serie di domande. La Sharp News, prego. Buon pomeriggio, stimati ministri. Halili Dialli, Ashark News. Sergei Viktorovich, prima domanda. Come può commentare le richieste ucraine menzionate dal giornale The Guardian per ottenere il permesso di usare i missili Storm Shadow per attaccare Mosca e San Pietroburgo, in questo modo per costringere Mosca a negoziare? Beh, questo è un ricatto. Questo è un tentativo di dare l'impressione che l'Occidente vuole evitare un'escalation eccessiva, ma in realtà è un'ipocrisia. L'Occidente non vuole evitare l'escalation. L'Occidente, come si dice in russo, sta cercando guai. E mi sembra che questo sia ormai ovvio a tutti. Ho già citato una volta l'affermazione del signor Kirby, il rappresentante del Consiglio di Sicurezza Nazionale, per come lo capisco io, o della Casa Bianca per le comunicazioni strategiche, ha detto un paio di mesi fa che l'escalation è pericolosa perché è estremamente indesiderabile portare la questione a guerra mondiale, perché ne soffrirà tutta l'Europa. E l'ha ripetuto di nuovo recentemente. Gli americani associano chiaramente quei discorsi sulla terza guerra mondiale come qualcosa che potrebbe, non sia mai, se questo si avverasse, potrebbero colpire esclusivamente l'Europa. È un momento molto indicativo, che riflette la mentalità dei pianificatori americani, geostrategi che sono convinti di potersi nascondere. E in questa situazione probabilmente è molto importante capire che abbiamo la nostra dottrina, compresa la dottrina dell'uso delle armi nucleari, che tra l'altro ora è in fase di chiarimento e di cui i personaggi americani sono molto ben informati. Ma questo è semplicemente freudiano da parte loro. Sapete, la terza guerra mondiale è pessima, perché non vogliamo che l'Europa soffra. Questo è l'intero mentalità americana, la mentalità di un padrone che siede dall'altra parte dell'oceano, convinto della sua sicurezza, è convinto della sua sicurezza, di far fare il lavoro sporco e morire non solo gli ucraini, ma ora anche gli europei. Come si scopre? Ecco perché da tempo sentiamo queste speculazioni sul consentire l'uso non solo di Storm Shadow, ma anche dei missili americani a lunga gittata. Le azioni, tra l'altro, a Washington, una fonte anonima ha detto che è in corso un lavoro del genere. La richiesta dell'Ucraina è considerata in generale in termini positivi. Non aggiungerò altro qui. E il Presidente l'ha già detto da tempo. E ora confermiamo ancora una volta che giocare con il fuoco, e loro come bambini piccoli che giocano con i fiammiferi, è una cosa molto pericolosa per gli zii e le zie adulte che hanno l'accesso alle armi nucleari in questo o quel paese occidentale. Gioca un ruolo fondamentale considerando la sua appartenenza al Consiglio di Sicurezza e all'autorità internazionale.
E nel complesso la Russia gioca un ruolo positivo nella stabilizzazione della situazione nel mondo, per quanto riguarda l'escalation nel Mar Rosso, come abbiamo già notato. Influisce negativamente sulla pace e sulla sicurezza internazionale ed è un nostro compito comune e naturalmente siamo interessati a far sì che la Russia svolga un ruolo importante nella risoluzione di crisi locali attraverso vie politiche e diplomatiche, sfruttando i propri contatti con vari paesi. Potreste ripetere la seconda parte? Parte della domanda. Avete qualche proposta affinché la Russia possa giocare un ruolo più grande nel migliorare la situazione grazie alle sue buone relazioni con molti paesi, con la maggior parte dei paesi? Per quanto riguarda in generale la situazione nella regione, vediamo che c'è ora un'escalation addirittura innaturale. I conflitti sorgono anche in quei luoghi dove non ce lo aspettavamo. Stiamo cercando di risolverli con mezzi politici e diplomatici. Ci sono molte sfide in Medio Oriente. Ogni giorno riceviamo nuovi messaggi. Alla fine la regione rischia di cadere in un abisso. Rallenta l'attuazione di quei progetti e obiettivi di sviluppo socio-economico nell'interesse dei popoli. Riteniamo che la Russia abbia un grande ruolo dato il suo buon rapporto con i paesi della regione, quindi ritengo che la Russia può svolgere un ruolo efficace nella risoluzione di questa escalation. Passiamo all'agenzia TASS, grazie. Buongiorno, stimati ministri. Presidente Pasar Zuasheva, Sergei Viktorovich, come valuta la situazione con la detenzione in Francia? E come valuta la situazione con la detenzione in Francia del fondatore di Telegram, Pavel Durov? C'è stata qualche reazione da parte di Parigi alla nota russa e il Ministero degli Esteri considera l'abbandono della piattaforma nel caso in cui Durov collabori con le autorità francesi. E cosa ne pensa in generale? La situazione con la detenzione di Durov influenzerà le relazioni bilaterali tra Mosca e Parigi? Inizierò dalla fine. Le relazioni tra Mosca e Parigi sono al punto più basso, anche a causa della posizione che Parigi occupa in materia di libertà di parola, libertà di informazione e, in generale, di rispetto per la professione dei giornalisti. Tanto tempo prima degli attuali fatti, molti anni fa, quando la crisi ucraina non era ancora passata alla fase calda, ci siamo trovati di fronte a un problema, poiché l'Eliseo ha rifiutato l'accreditamento di Arti e Sputnik. Ci siamo rivolti più volte ai servizi appropriati della Casa Bianca. Abbiamo comunicato questa nostra preoccupazione ai collaboratori di Macron. La risposta è stata inflessibile. Arti e Sputnik non sono mezzi di informazione di massa, sono mezzi di propaganda statale. Questa è una caratteristica dell'atteggiamento dei nostri colleghi francesi verso la libertà di parola, verso i media. Nel 1990, quando sembrava che fosse arrivato, usando le parole di Francis Fukuyama, la fine della storia, nell'OSCE fu approvata con giubilo generale a Parigi una dichiarazione speciale con la solenne promessa, approvata su iniziativa della Francia, di garantire il 100% di accesso libero a qualsiasi informazione, sia presente sul proprio territorio che proveniente dai territori di altri stati dell'OSCE. E mentre l'Unione Sovietica stava cadendo a pezzi, e mentre la Federazione Russa si trovava nelle condizioni in cui si trovava all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, l'Occidente insisteva affinché questo sacro obbligo fosse rispettato. Beh, prima di tutto, ovviamente, dal nostro paese. E poi, quando siamo tornati a
alla propria storia, alla propria identità nazionale, alle proprie radici, e hanno cominciato a promuovere i propri interessi sulla scena internazionale. L'Occidente ha cominciato a tirarsi indietro da questi obblighi e guardate, ora siamo gli unici nell'OSCE a ricordare questo obbligo. Accesso alle informazioni nei propri paesi e all'estero. Tutti gli altri hanno adottato alcune leggi speciali, comprese le istruzioni che ora sono imposte a Pavel Durov, anche se una compagnia belga che regola l'applicazione di questa legge dell'Unione Europea nega di aver sporto denuncia contro qualcuno. Lì ci sono molte. E quindi la reazione della Francia alla libertà di parola ci è nota da tempo. I rapporti, come ho già detto, non potrebbero essere peggio, e non per colpa nostra. Il presidente Macron è tra i leader, sia nella NATO che nell'Unione Europea, per l'inasprimento della politica nei confronti della Russia, per l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, per garantire la vittoria del regime nazista di Zelensky sul campo di battaglia. Bene, lo vedete, in generale non c'è molto altro da aggiungere. Per quanto riguarda le nostre azioni concrete, la nostra nota è in esame, ne attendiamo una risposta. Sapete anche, probabilmente, che anche gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati sulla stessa questione. Hanno anche un gruppo di avvocati che hanno chiesto un accesso immediato a Pavel Durov. Ma per quanto riguarda l'uso di questa piattaforma è molto comoda. È veramente sicura, almeno se qualcuno avesse avuto dei dubbi, ora che hanno preso Durov chiaramente su consiglio di qualcuno e minacciano punizioni severe, sperando, a quanto pare, ottenere in qualche modo l'accesso ai codici di crittografia. Ora è già dimostrato dalle azioni dei francesi che Telegram è davvero una rete affidabile e popolare. Pavel Durov, ancora negli anni passati, abbiamo anche avuto domande per Telegram, ma si trattava esclusivamente di questioni legali che erano esaminate e risolte in conformità con la legge. E non si parlava mai di tentativi di limitare la libertà di Pavel Durov o del suo team. Ma Pavel Durov ha detto più volte di persona che non farà alcun compromesso sui principi su cui si basa Telegram. Signore Izvestija, per favore, domanda 1, non serve bene per primi, vi hanno detto tutto questo. Riguardo alla situazione in Medio Oriente, potrebbe commentare la situazione attuale e c'è la possibilità che i paesi riescano a concordare un cessate il fuoco nel prossimo futuro? Abbiamo già espresso le nostre valutazioni e commenti su questo argomento con il signor Ministro. Ho l'impressione che non tutti vogliano un cessate il fuoco e anche una gran parte di questo processo è estremamente necessario continuare le operazioni militari, continuare a mantenere la situazione in uno stato così violento, nella speranza di qualche cambiamento nel lancio politico. Shaftimir nel futuro, menzionano direttamente le elezioni negli Stati Uniti, che la leadership israeliana vuole davvero aspettare notizie all'inizio di novembre da Washington, nella speranza che queste notizie vengano tolte. Il forte pressing internazionale su Israele per fermare questa, in fondo, orribile operazione che nella striscia di Gaza, in violazione del diritto umanitario internazionale, continua e ha già causato più di 40.000 morti tra i civili. Più della metà sono donne, bambini e anziani. Più di 40.000. Ho già presentato le statistiche, non vorrei che venissero dimenticate.
È successo in 10 mesi. 10 mesi, 40.000 persone. In 10 anni di crisi ucraina, dopo il colpo di Stato da entrambe le parti, nel Donbass sono stati colpiti 2 volte meno civili. Sono diventati vittime di questo canone per 10 anni e 10 mesi. Noi, come la maggior parte dei paesi, condanniamo l'attacco terroristico del 7 ottobre. Ma rispondere con una punizione collettiva, questo è illegale, viola tutti i principi del diritto umanitario internazionale, come ho già detto. E in particolare, ovviamente, sono deprimono e indignano le dichiarazioni che dopo l'inizio di questa operazione hanno fatto i leader delle forze armate. Israele, su come lì non ci siano civili. Lì, a partire dai 3 anni, nella striscia di Gaza, tutti sono terroristi. È un momento molto pericoloso. La mentalità, e se c'è qualcuno, i nostri partner israeliani dovrebbero evitare tali affermazioni che rappresentano un'ideologia diversa da quella da cui gli stessi ebrei hanno sofferto. Domanda finale di RBC. Buongiorno, Valentina Schwarzman, RBC. In precedenza, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in un'intervista ai media indiani che vorrebbe tenere il prossimo, secondo vertice sulla regolamentazione pacifica in Ucraina, in uno dei paesi del sud globale. La Russia parteciperebbe a tale evento se si svolgesse davvero nei paesi del sud globale? Grazie mille. Il prossimo significa che continua qualche iniziativa. L'iniziativa è una sola. È iniziata come formato di Copenaghen, poi si è trasformata nella conferenza di Burgenstock. Ma sono tutti processi senza sbocchi e inutili. La formula della pace, la cosiddetta, proposta da Zelensky. Pertanto tutto ciò che rientra nelle attività che promuovono questa formula come soluzione senza alternative, ovviamente solo qualche sognatore in Ucraina, a Kiev, in Occidente potrebbe considerare come qualcosa su cui la Russia, mi dispiace, abbasserò la guardia. Si tratta precisamente di un gioco. Vogliono metterci in una situazione in cui abbasseremo la guardia per qualcosa che va bene a Zelensky. Può trattarsi, come ha detto ripetutamente il Presidente, dei negoziati in cui nessuno se ne va, nessuno propone atomi, come è avvenuto a febbraio 2014, quando Yanukovych, l'allora Presidente, ha concordato con l'opposizione sotto la garanzia di Francia, Germania e Polonia di creare un governo di unità nazionale e di indire elezioni nazionali. La mattina questa intesa, un'intesa onesta, è stata distrutta dall'opposizione. Con l'istigazione degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali che hanno subito riconosciuto i risultati di questo cruento colpo di Stato incostituzionale. Se avessero adempiuto a quell'accordo, l'Ucraina sarebbe ora dentro i confini del 1991, inclusa la Crimea. Poi c'è stato l'accordo a Minsk nel febbraio 2015. Approvato dal Consiglio di sicurezza. Sapete, come hanno ammesso Poroshenko, Merkel e l'allora presidente francese Hollande, che nessuno di loro aveva intenzione di attuare quella decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, infatti la decisione che approvava il documento su cui erano presenti tutte le loro firme. Dovevamo guadagnare tempo. Ma ci furono anche negoziati onesti a Minsk, quando per 17 ore i presidenti e il cancelliere discussero, cercarono accordi e allinearono tutto. Era un bilanciamento degli interessi, se volete. Ma neanche questo lo volevano rispettare. Ora è chiaro il motivo. Così come a Istanbul non vollero rispettare l'accordo che era stato parafato
E la ragione è che non era necessario un accordo onesto né al Pukista nel febbraio 2014, né a Poroshenko febbraio 2015, né a Zelensky nell'aprile 2022. Era necessaria esclusivamente una carta che esponga un ultimatum. Il calcolo, ecco, comunque non tutte le persone in Ucraina sono così ingenue. Certo, capivano che gli ultimatum al giorno d'oggi, specialmente con la Russia, sono una cosa assolutamente insensata. Ma il calcolo era uno: gli anglosassoni e vari barreli a Bruxelles. Ursula von der Leyen, Macron da Parigi, volevano che l'Ucraina vincesse sul campo di battaglia. Stiamo facendo tutto il possibile per questo. Cioè, da quelli normali, umani, basati sui principi generalmente accettati dei negoziati, l'Occidente scoraggia l'Ucraina e fa tutto il possibile affinché l'Ucraina continui ad aumentare l'escalation, come loro lo chiamano, nella speranza, ormai sempre più crescente, nella speranza che la Russia semplicemente, che noi semplicemente crolliamo, e affinché compiamo qualcosa che permetta all'Occidente, come loro pensano, di cambiare la scacchiera. Non accadrà. Raggiungeremo i nostri obiettivi, e raggiungeremo i nostri obiettivi nel modo, come ha detto il Presidente, che saranno quanto più possibile nell'interesse di priorità alla salvaguardia del nostro popolo, poi proteggere coloro che il regime fascista di Kiev ha dichiarato terroristi, di cui ha privato i diritti fondamentali, compreso il diritto alla propria religione, alla fede, alla lingua e molto altro. Perciò non riusciranno a provocarci. E tutti questi Bürgerstock e formule di pace cosiddette sono opera del maligno. Se l'Occidente è davvero interessato, perché non si tratta solo di Zelensky, se vuole normalizzare la situazione in Europa, ormai dolorosa per gli stessi europei, bisogna sedersi al tavolo delle trattative con calma, senza alcun foglio in mano chiamato formule di Zelensky, e iniziare a parlare onestamente. Il Presidente ha confermato che eravamo pronti a questo. Ho appena dato 3 esempi in cui abbiamo sostenuto tali negoziati. Ma ormai, quando 3 volte? Mentendo 3 volte, chi ti crederà? Ma vedremo. Devono trarre conclusioni. Cari colleghi, la conferenza stampa è terminata. Grazie. Grazie.